Allora, ce l'avete tutti Sauvignon, vero? Sauvignon e Pinot Nero. Allora, diciamo, questi due sono i nostri cavalli di battaglia, chiamiamoli così. Partiamo dal Sauvignon. Questo è un Sauvignon vigne vecchie, si chiama Enos. Enos era il nome di mio nonno, che 40 anni fa piantò queste prime vigne, perché era appassionato di Sauvignon, quindi andò nel tipo, comprò delle barbatelle e le mise a dimora. E da qui, questo è il nostro vino, diciamo, di punta, il nostro vino di rappresentanza. Perché? Perché è da qui che nasce la storia del Sauvignon, nasce la storia di Montauto, dell'azienda dei vini bianchi di Maremma. E da qui con l'enologo, appunto, camminando in questi vigneti, durante la fase di vendemmia, sentiva proprio questo profumo di Sauvignon, proprio nel filare, incredibile. Infatti l'enologo disse, vabbè, secondo me dobbiamo provare a iniziare a questo vitigno. E da lì abbiamo iniziato. E è un vino che ci dà più soddisfazione, un vino che sia nell'evoluzione, cioè stiamo assaggiando le vecchie annate, ha un'evoluzione incredibile, sembra, poi magari avremo occasione insieme di assaggiarle, l'evoluzione di pietra focale, idrocarburi, siamo quasi un Riesling nell'evoluzione negli anni. E infatti ho ragione, questa è un'anteprima, non è nemmeno in commercio. 2018, quindi dobbiamo dargli il tempo, perché questo è un Sauvignon che se assaggiato insieme ai Sauvignon, che è la stessa annata, emerge margativamente. Dove emerge veramente sono sulle vecchie annate. È lì che diventa complesso, è lì che diventa importante. È un vino che è in carta da Ducasse a Londra, che si unisce in tinti francese, ha vinto la medaglia d'oro al concorso mondiale Sauvignon, però al di là delle medaglie o meno è un vino che ha un bel riscontro sul mercato, che poi è quello, cioè sul consumatore, sul cliente. Non è un Sauvignon, scordatevi dal Sauvignon friulano, quindi il Sauvignon che ora, lo stile diciamo friulano sta andando più forse sul, correggimi se sbaglio, sullo stile del nuovo mondo, sono Sauvignon più aromatici, spesso anche si va sull'ananas, su frutti tropicali, molto più anche come bocca, molti alcol elevati, sì, sono già vini a 14 gradi e 90, grandi maison. A mio parere è un concetto diverso di bere Sauvignon. Questo è un tipologia di vino che richiama più forse la Loira, ma proprio per un discorso territoriale, quello che dicevo prima. Quindi non un Sauvignon estremi nel naso, ma con una bellissima mineralità e una bellissima eleganza. Un vino elegante, non è un vino aggressivo, non è un vino prepotente, è un vino elegante. Vi consiglio di assaggiarlo dopo il ciliegiolo, perché da lì capite la semplicità ma allo stesso tempo la struttura di questo vino, che va a resettare completamente la bocca da un vino rosso. Il vino che non ha fatto legno, tra l'altro, questo non fa legno, fa solamente acciaio. Abbiamo provato in passato a fare delle vinificazioni in tonneau per capire, però dava crema ma toglieva quella che era la caratteristica principale dei nostri vini, la mineralità. Quindi e la bevibilità, perché poi il grande vino è anche un vino che è bevibile, come dico, si fa bere facilmente. No? L'altro è un Pinot Nero, questo è un vino più recente, perché dal 2010 facciamo. Ma visto che avevamo un buon riscontro in termini qualitativi sul Sauvignon, con l'enologo ha detto già proviamo un altro vitigno che vive di eleganza, di profumi, però non di struttura. Proviamo più il nero. Quindi abbiamo sovrainnestato inizialmente delle vecchie vigne e poi abbiamo impiantato anche successivamente. Questo fa 10 mesi di affinamento nel 2017. Fa 10 mesi di affinamento, 10-11 mesi con varie vinificazioni, diverse vinificazioni. Una parte fa fermentazione integrale, quindi fermentazione all'interno delle barrique, parte fermento, utilizziamo diverse tecniche. Col chicchettero, un po' di raffi, insomma, facciamo diverse vinificazioni e poi le assembliamo alla fine. E come raccontavo, guarda chi prima, il 2017 è stata un'annata caldissima. E molto siccitosa, quindi avevamo molta paura, perché sul Pinot Nero è un vino che non vive, come ci siamo detti, di struttura, di potenza, quindi avevamo paura di perdere tutte le caratteristiche del Pinot Nero. Quindi abbiamo raccolto un po' in anticipo, quindi sicuramente avremmo perso un po' di struttura, anche se non ricerchiamo la struttura in questo vino, però è un vino che sta piacendo molto, ha un
varietale appunto del pinot nero classico, però ha una bellissima freschezza. È un vino croccante, diciamo, un vino che se servito anche un po' fresco può essere abbinabile al pesce, un pesce arrosto, un pesce al forno. Quindi un vino molto, un vino complesso, però allo stesso tempo semplice. Questi sono due vini molto, molto divertenti, no? Da assaggiare.